Oltre 150 relatori, italiani e internazionali, protagonisti di 70 incontri, tra dialoghi, lezioni pratiche di pensiero e concerti. I contenuti di questo festival meritano grande attenzione, ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ieri pomeriggio alla presentazione del Festival del Pensare Contemporaneo nella Sala dell'Orologio di Palazzo Marino a Milano, insieme alla sindaca di Piacenza Katia Tarasconi e il direttore creativo del festival Alessandro Fusacchia. Evento molto molto importante a Piacenza, per questo io invito i milanesi a fare questa gita culturale fuori porta. C'è l'imbarazzo della scelta, ma i contenuti sono veramente straordinari. A Piacenza andrà anche il nostro Presidente della Repubblica per il concerto finale, quindi i milanesi ci devono dare. Grazie Sindaco, grazie per averci ospitato, di solito sono i piacentini che vengono a Milano, per una volta, facciamo viceversa. Va bene. Grazie. I motivi della presentazione nel capoluogo lombardo sono presto spiegati. Tra le 20.000 presenze della scorsa edizione, il pubblico extra piacentino più numeroso è stato proprio quello milanese. In conferenza stampa, il direttore creativo Fusacchia ha sottolineato la presenza dell'astronauta Samantha Cristoforetti, tra i grandi nomi in arrivo, assieme a quelli di scrittori, filosofi, artisti, politici e attivisti, ricordando che tutti gli appuntamenti sono gratuiti, ma alcuni richiedono la registrazione sul sito del festival.